Eccoci di nuovo qui, amici di Lumismatica. È appena finito il raduno filatelico, noi ci portiamo a casa un'esperienza positiva, è andato abbastanza bene comunque per essere la prima edizione, siamo stati contenti, io sono arrivato nel pomeriggio, Simone è qua dalla mattina, che ora ti sei svegliato? Ah, 5:30, 6. 5:30, 6 era già in piedi Simone, sì. Per organizzare comunque il tutto, abbiamo messo i tavolini, c'era anche comunque uno stand dell'Aido che ringraziamo, Depositor, per averci supportato questa iniziativa. C'è stato Riccardo, che qualcuno conosce dai precedenti video o anche dal gruppo su Discord, Telegram e cose varie. Ringraziamo anche lui che comunque ci ha aiutato tantissimo nell'organizzazione dell'evento. E poi cos'altro si può aggiungere? Ah, niente, è stata una giornata comunque partita un po' maluccio perché pioveva, quindi c'erano però 7 espositori circa alla mattina, sì. Alla mattina, poi dopo, va bene, il pomeriggio, diciamo primo pomeriggio, comunque c'era la pausa pranzo e quindi la gente è andata, sì, è andata. E non c'era praticamente nessuno. Esattamente. Poi però nel pomeriggio si è popolato, c'erano pochi espositori, però comunque di persone che sono arrivate a guardare, a curiosare, anche a acquistare, scambiare, ce n'erano abbastanza. Ce ne sono state parecchie, comunque espositori esatti, non eravamo tantissimi, eravamo in tre, persa poco, no? Possiamo dire. E però ecco, no, c'è stato questo interesse da parte anche delle persone del luogo che sono venute a visitare anche da alcuni posti, sì. Sì, anche da alcuni posti però non vicinissimi, c'erano parecchi di Bergamo, che comunque voglio dire sono 50-60 km, sì, anche sì, di più rispetto per arrivare su qua. Grazie comunque ai social, pubblicità che abbiamo fatto con Facebook, siamo riusciti a, a creare tutto questo, a creare anche una rete di persone che si sono conosciute qui soprattutto, sì, ciò è importante, esatto. Infatti riproporremo di sicuro la cosa il prossimo anno. Stagione più estiva. Stagione, ecco, esattamente, sarà probabilmente più estiva, magari riusciamo anche ad ampliare un pochino gli spazi in cui diciamo, riusciamo a svilupparci. E a coinvolgere più persone, anche più espositori o comunque anche altri enti, associazioni, estendere un po' la cosa e renderlo un evento oltre che di paese anche dei collezionisti della zona. Sì, no, sarebbe una cosa ottima, speriamo di riuscirci con la seconda edizione, meglio ancora, novità ancora in più. E niente, dai, comunque siamo contenti di questa giornata, adesso abbiamo appena sbaraccato tutto, quindi non vedete più niente, però vi lasciamo qualche clip, esatto, apposta per della giornata, così com'è andata, e noi ci vediamo. Ci si vede. Ciao.